Gli inquilini ATER di Collatterrato a Teramo, sfollati dalle proprie abitazioni dopo i terremoti del 2016, stanno impazzendo dietro la burocrazia della ricostruzione. Sono trascorsi quasi 12 mesi e di rientrare a casa proprio non se ne parla. Così chiamano a raccolta le istituzioni in una grande assemblea alla quale partecipa anche il Comune di Teramo, che sborsa circa 1 milione al mese per pagare l'autonoma sistemazione di chi ha immobili inagibili. La domanda è una sola: quando possiamo rientrare? La triste constatazione invece è quella che le palazzine ATER erano antisismiche e consegnate nel 2013. La domanda è una sola: quando è che possano rientrare nelle proprie abitazioni? E questa è una domanda purtroppo che non sempre si riesce a dare una risposta, o perlomeno questa è stata per me, diciamo, la sensazione di questo incontro. Perché? Perché per aggiustare tutte le case ATER occorre più di 50 milioni. Lo Stato ha stanziato solo 4 milioni. Che forse arriveranno a gennaio a febbraio, quindi a gennaio a febbraio si devono programmare le progettazioni e tutto l'iter che ne consegue per arrivare poi a cantierizzare, a lavorare e far rientrare queste persone nelle abitazioni. I tempi sono molto lunghi. E questo incide sulle casse dello Stato e soprattutto del Comune, che deve pagare l'autonoma sistemazione. Sì, questo incide sulle casse dello Stato perché si continua a pagare l'autonoma sistemazione. Ricordo, ogni 2 mesi noi spendiamo quasi 1,5 milioni, ma soprattutto vi sono queste persone che dicono: noi non vogliamo l'autonoma sistemazione, noi vogliamo tornare nelle nostre case. Intanto il quartiere di Collatterrato sta morendo e soprattutto è all'abbandono. Guardi, questo è un problema del quartiere di San Benedetto, di Collatterrato, è un problema di Teramo. Ecco qual è il vero obiettivo: far sì che l'ufficio della ricostruzione funzioni da subito, perché la legge dello Stato prevede che le tipologie B, che sono danni lievi, devono essere aggiustati prima possibile per far sì che la persona rientri nella propria abitazione. Ma se oggi ancora non parte un solo cantiere di tipologie B, che molte volte sono lavori di pochi giorni, questo è il vero dramma che stiamo vivendo, non solo in quel quartiere, in tutta la città di Teramo.